Siamo in compagnia di Luca Ward e con questo spettacolo chiudiamo una trilogia. Quindi dopo Sette Spose con Sette Fratelli e dopo Jesus Christ Superstar abbiamo Tutti Insieme Appassionatamente. Sì, diciamo che hai... vabbè, la trilogia sicuramente è questa, però noi l'altro anno abbiamo fatto My Fair Lady, che era uno spettacolo fantastico al quale io sono poi particolarmente legato. Questo è un grande classico e... del quale però non tutti sanno, o pochi sanno, che è una storia realmente accaduta. È una storia vera, la famiglia von Trapp è realmente esistita, il comandante von Trapp era un comandante della Marina austriaca e scappò al richiamo della Marina del Terzo Reich, no? Quindi della guerra. Perché scappò? Perché ritrovò l'amore, ritrovò questa novizia, questa donna della quale poi lui si è innamorato perdutamente, e ha scelto di seguire l'amore, quindi di non seguire la guerra, grazie a Dio. È un messaggio positivo, cioè oltre al titolo, che in questo momento ne abbiamo bisogno, cioè Tutti Insieme Appassionatamente, l'Unione fa la forza, un po' per dire, ma è anche un messaggio contro la guerra. Beh, intanto è un messaggio contro la guerra, cioè, per me è assolutamente normale essere contro la guerra, chi la fa secondo me non ha tutte proprio le rotelle a posto, c'è qualcosa che l'ha fulminato, insomma. E poi soprattutto è il messaggio della famiglia, di ritrovare come punto di riferimento fondamentale la famiglia. Anche se oggi le famiglie sono un po' cambiate rispetto agli anni passati, no? Quindi genitori separati, insomma, figli un po' da una parte e dall'altra, però comunque è famiglia, comunque i figli si possono seguire anche. Certo. E poi comunque la famiglia è un riferimento molto importante per un adolescente, per comunque un figlio che cresce. È importantissimo, perché oggi, cioè, almeno quando ero giovane io, e parlo di ormai tanti anni fa, c'erano diversi punti di riferimento, cioè c'erano i grandi gruppi rock, c'erano i grandi sportivi, c'erano i grandi politici, c'erano i grandi attori, cioè c'era veramente tanto. Oggi tutto questo viene a mancare, non c'è più tutta questa forza, no, che esprimevano alcune situazioni. E cosa resta? A parte il nostro Papa carino, il nostro Papa Francesco che ci aiuta. Ne avevamo bisogno di un Papa così. Eh beh, direi di sì, ma dopo di lui, dietro di lui cosa c'è? La famiglia. Cioè quello, appunto, io lo dico a tutti, ai ragazzi, ai giovani, stringetevi intorno alle vostre famiglie, perché è quello intanto il punto di partenza, ma poi è il rifugio quando nel momento del bisogno, delle difficoltà, ma anche nelle gioie, no? Quello è il vero rifugio. E tu hai una famiglia abbastanza grande, perché hai tre figli. Sì. Non sette, ma tre è già un bel numero, Beh, insomma, questo periodo che dicono nascita zero, un figlio, ma no, massimo due. Ma che nascita zero, tutte le trovate giornalistiche. Ma credo, insomma, che la famiglia, cioè oggi con la vita che facciamo, con gli input che riceviamo, spesso molto negativi, mai troppo positivi, sono più le brutte notizie che le belle notizie, la famiglia è fondamentale. Cioè, io senza la mia famiglia non potrei certamente portare a casa certi risultati, il mio lavoro, tutti i giorni, se non avessi una famiglia importante alle spalle. Ecco, in questo spettacolo tu sei il comandante von Trapp. Cosa c'è in comune tra il comandante e Luca? C'è qualcosa? Il mare. Se c'è qualcosa. Il mare. Il lui mare. Era un comandante della Marina, come mio nonno, che era un comandante della Marina americana, non militare ma mercantile. E quindi c'è questa grande passione comunque per il mare. Chi naviga sia su una nave da guerra o su una nave da trasporto mercantile comunque ha una grande passione per il mare, per il viaggio, per la solitudine anche, no? Lo stare da soli, e certamente questo ci accomuna tantissimo. E poi la forza della famiglia che lui riconosce, ritrova, e della quale poi non può più fare a meno, tanto che sceglie tra carriera e famiglia, fa una scelta molto chiara, la famiglia. C'è qualcosa, cioè, rappresentando diversi personaggi sul palco, ogni personaggio a volte ti lascia qualcosa dentro. Tu hai catturato qualcosa da questo personaggio? Ma da questo personaggio il fatto che sia una storia vera, è realmente accaduta. E quindi è chiaro che ogni volta che andiamo in scena e rappresentiamo questo spettacolo, io ci penso a quest'uomo che a un certo punto, in un inverno del 39, si è trovato ad attraversare le Alpi dall'Austria alla Svizzera, con i suoi piccoli, con i suoi figli,
hanno avuto delle grandi disavventure. È stata una scelta molto dura e che hanno pagato poi molto duramente, ovviamente. Credo che a uno dei suoi figli proprio gli si congelò una gamba, gliela dovettero amputare, insomma. Ha avuto delle grosse difficoltà. Sì, non è stato proprio tutto rose e fiori, insomma. Poi. Infatti in questo spettacolo ci sono dei bambini e adolescenti. Com'è lavorare con loro? Facile. Sì? Più che con gli adulti? Assolutamente. Non ci sono i capricci, le paure? No, non c'è niente. Molto maturi? No, a parte sì, sono maturi, ma sono bambini, quindi si divertono, prendono tutto come un gioco, come un divertimento. Non c'è la pesantezza di dover andare in scena, perché la concentrazione, perché l'attore si deve concentrare. Ma no, noi giochiamo, scherziamo, facciamo un delirio dietro alle quinte. Magari si potesse lavorare sempre con i bambini, sarebbe tutto più semplice. Molto più facile. Ecco, dopo Torino, perché siamo infatti al Teatro Alfieri, starete fino a domani, giusto l'8 marzo, qua al Teatro Alfieri, abbiamo altre città, che città toccherete? Tocchiamo Genova da giovedì prossimo fino a domenica e poi l'ultima tappa, che era quasi obbligata, noi portiamo in scena una famiglia austriaca a Bolzano. Ah beh, non è male come chiusura. Sì. Progetti futuri, avevi già qualche altro spettacolo? Se uno vuole seguire Luca Ward, dove beh, intanto ci sarà la ripresa di questo spettacolo che sarà nel 2016, febbraio-marzo, faremo naturalmente Milano che non abbiamo fatto e poi altre città che non abbiamo toccato. Poi in televisione a breve andrà in onda la terza serie delle Tre Rose di Eva. Al cinema c'è Le Leggi del Desiderio di Silvio Muccino, insomma. Infatti mi domandavo, doppiatore, attore, teatro, dormi? Poco. Cioè, trovi il tempo? Poco, dormo poco, ma sono abituato a dormire. Facendo appunto la situazione, sei ma molto attivo, Eh sì, sono molto attivo, ma è quello che ci hanno insegnato quando io ero piccolino, io ho cominciato a lavorare a 3 anni. E ci dicevano sempre i grandi di allora, no? Luchi, mi raccomando, se proprio decidi di fare sto lavoro, devi saper fare tutto. Perché almeno un piatto di pasta lo porti a casa. Ah, tu l'hai preso in parola sicuramente? Assolutamente sì. Ringraziamo Luca per essere stato con noi, in bocca al lupo per stasera e ti vedremo, se vediamo l'ora di vedere lo spettacolo. Grazie. Grazie tanto. Ciao.